Visto la crescita dei contagi, la ASL di Teramo ha messo in campo nuove misure per rispondere all'aumentata necessità di posti letto. All'ospedale di Atri la lungodegenza è stata riconvertita in medicina Covid con 17 posti letto, che saranno attivati gradualmente a seconda delle necessità. Attualmente sono 52 i posti letto occupati nell'ospedale Covid di Teramo. Questa rimodulazione rappresenta l'inizio dello scenario 5 del piano messo in campo dall'azienda sanitaria teramana, che si è organizzata per far fronte alle varie fasi della pandemia. Riapriamo oggi la lungodegenza Covid ad Atri, che avrà una capienza di 17 posti letto. Siamo pronti per partire se Teramo esaurirà i propri posti letto. Attualmente i ricoverati in tutta l'ASL di Teramo sono 77, compresi quelli che sono all'RSA Bellocchio. Devo dire che su 77 ricoverati, 45 sono pazienti non vaccinati. Dobbiamo anche notare con soddisfazione che le terapie preventive, tra cui gli anticorpi monoclonali, funzionano, ma soprattutto dobbiamo sempre riaffermare convintamente che la migliore arma è sempre quella del vaccino. Insomma, il vaccino funziona benissimo, i soggetti vaccinati sono spesso totalmente asintomatici. Per cui ovviamente anche di molti accessi che abbiamo nei pronto soccorsi, fortunatamente solo pochi poi diventano ricoveri, perché stabilita la terapia il paziente può essere curato tranquillamente a domicilio. L'ASL è intervenuta anche su un altro fronte, quello delle vaccinazioni, per fronteggiare l'eccezionale richiesta di somministrazioni. Nel centro Spock di Villa Rosa sono stati aumentati gli slot da 200 a 240 per ogni giorno previsto nel calendario. Anche nel lab del Parco della Scienza gli slot saranno aumentati da 1.200 a 1.500 al giorno, ma nel contempo diminuiranno i posti per chi si presenta senza appuntamento, che scenderanno da 75 di mattina al 30 nel pomeriggio. L'ASL di Teramo ha anche aumentato il numero di dosi disponibili nei centri per la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. L'aumento è del 50% e ne è previsto uno ulteriore a breve.